Cristian Raimondi, quanta soddisfazione, quanto orgoglio questa maglia nerazzurra che tu hai contribuito a riportare in Europa. Ma è enorme, dai, è un sogno che si realizza, sogno mio di una tifoseria, di una città che insomma è, ormai erano 26 anni che aspettavamo questo momento e insomma ci abbiamo sempre creduto, sapevamo fosse un traguardo difficile, molto difficile, però magari a volte nella vita se non smetti mai di sognare arriva quello che hai sempre sperato e per noi e per tutti quanti è arrivato. Quindi vuoi dirci che per tutte queste giornate di campionato avete sognato? Pizzicotto per dire forse stiamo facendo sì, qualcosa di importante? Allora, forse ti dico la verità, ancora oggi non ho realizzato bene, cioè ogni giorno penso e dico cavolo ce l'abbiamo fatta, un campionato veramente dove è stato un crescendo, solo alti, pochi bassi, ma adesso anche prima quando ero seduto prima del tavolo mi correva l'occhio verso questo cartellone Europa eccoci e dicevo cavolo, sembrava messo lì così come un fine stagione, Europa eccoci qualsiasi, ma dici però è veramente Europa, allora è una cosa che veramente rimarrà per sempre dentro di me e dentro penso a tutti i tifosi dell'Atalanta. Quanto orgoglio, quanta soddisfazione, tu che sei bergamasco, che sei cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, che sei riuscito a ritornare dopo aver giocato in diverse altre squadre all'Atalanta, a fare il tuo esordio in Serie A, a segnare anche un gol importante. Quanto orgoglio, quanta soddisfazione. Tantissima, penso che qualsiasi bergamasco possa capire il mio stato d'animo e forse mi piace anche pensare di essere insomma ognuno di questi tifosi bergamaschi che sognavano da tanto ed è riuscito. Io sono forse un privilegiato perché ho avuto la fortuna di farlo da tifoso come lo sono loro, indossando questa maglietta, indossando una fascia anche di capitano. E forse nel mio migliore dei, se dovessi pensare a un sogno, non poteva essere così bello, insomma. E quest'anno per me lasciarla in Europa è forse la gratificazione maggiore. Un 10 a questa Atalanta? Sì, assolutamente. Questa Atalanta è, secondo me, è entrata nella leggenda, ma con tanta voglia di scrivere ancora tante pagine che magari oggi sogniamo. Però sognavamo anche prima e continuiamo a farlo con umiltà e pragmatismo che i bergamaschi e che noi bergamaschi abbiamo, ma sicuramente continuiamo a sognare.